Buonasera, benvenuti a un'edizione straordinaria del TG8. Una notizia sensazionale. Sembra che sia stato catturato il pericoloso latitante Pierre Fanfan. La linea al nostro inviato in Ecuador, Guido Malaspina. A te, Guido. Sì, grazie caro Enzo, siamo in diretta via satellite da Baglio il Risso in Ecuador, città nota fino a poco tempo fa solo per la produzione di tonno in salamoia, ma adesso nota per la cattura dell'italo menomato, il latitante Pierre Fanfan. È stato catturato proprio pochi secondi fa, infatti c'è ancora movimento in città come al solito qui a Baglio il Risso. E adesso, se la regia è pronta, possiamo mandare in onda le immagini della cattura. Infatti, come potete vedere dalle immagini, si vede Fanfan tirato per la maglietta e preso per i fondelli da un poliziotto ecuadoregno in bassa montagna. Adesso verrà imprigionato in una prigione qui di Baglio il Risso e subito portato in aereo. Con un aereo speciale arriverà in Italia, dove verrà processato e indagato come da procedura. Grazie per la linea qui da Baglio il Risso. La linea torna a voi a passa parola. Ciao. Grazie Guido, e come avete potuto sentire una lunga vicenda che finalmente raggiunge un esito positivo per la nostra giustizia. Per questa edizione straordinaria è tutto, la linea va a Jerry Scotti con il suo passaparola e ci rivediamo per l'edizione delle 8. Ecco l'arrivo con l'aereo dall'Ecuador dell'italo menomato, il latitante Pierre Fanfan. Ha niente da dichiarare? Hai nessuna prova contro di me, sono innocente. Tu hai il diritto di stare zitto, delinquente.